Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutti voi. Visto che, come sapete, perché ve l'ho già detto nel video della Diversity Challenge 2018, che vi linko giù nell'info box, dedicherò interamente il mese di marzo a letterature riguardanti autrici femminili, temi femministi e storie di ragazze, donne e bambine. Visto che questo sarà veramente un video molto breve, che fa parte del Feminist Friday, giusto perché è venerdì ed è giusto parlarvene, volevo parlarvi della mia TBR per marzo. Come sempre, qualche premessa prima di iniziare il video. Se i video che propongo vi piacciono, vi interessano, quello che dico sul canale per voi ha un qualche senso, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere i pollici in alto su tutti i video che guardate, seguire i miei video e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. In più, se utilizzate Amazon per fare gli acquisti e lo fate tramite i link che vi linko giù, io recepisco una piccola percentuale che mi aiuterà un po' a fare degli acquisti per il canale, sia in termini di libri che di attrezzatura, in modo che così possa sempre di più fornirvi materiale interessante e argomenti di discussione. Bando alle ciance, partiamo subito con il video. La mia TBR, rispetto a quello che ho detto nel video della Diversity Challenge per il mese di marzo, è leggermente cambiata, nel senso che ho dovuto fare un altro tipo di scelta su un'autrice di cui parliamo subito. Io ero convinta di leggere assolutamente The Hag's Seed, ovvero Seme di strega di Margaret Atwood, perché è uno di quei pochi titoli che mi manca di questa autrice che io amo davvero tanto. E penso sempre che questa cosa assurda, che se io dovessi passare un giorno nella sua testa, penso che sarebbe davvero un posto terrificante, però allo stesso tempo molto assurdo e affascinante. Vabbè, queste considerazioni sulla Atwood, a voi non ve ne frega niente. Comunque, in realtà ho deciso di non leggere Seme di strega, perché in qualche modo la trovavo meno interessante del titolo della stessa autrice che ho scelto di leggere, che è Penelopied, o The Penelopied, non so bene come si dica. Comunque, è praticamente una visione dell'Odissea dal punto di vista di Penelope e la trovavo davvero molto interessante. Anche come lunghezza del libro mi è sembrata molto 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 accessibile perché è 240 pagine, quindi è una cosa che comunque si riesce a leggere abbastanza velocemente e quindi niente, mi ispirava e quindi ho deciso che invece che leggere Seme di strega passerò a The Penelopied, che credo voglia ovviamente dire la Penelopiade. I titoli invece che sicuramente manterrò, come vi avevo già premesso nella Diversity Challenge, sono The Vic Girls di Maya Roberts, che è un titolo super controverso perché attorno ho sentito e letto davvero recensioni estremamente positive o estremamente negative, ma gli argomenti di discussione di entrambe queste recensioni riguardano soprattutto le controversie del libro, ovvero è un libro che davvero mette tantissima carne al fuoco in maniera molto cruda, perché parla di schiavismo sessuale, parla di stupro, parla di argomenti veramente molto impegnativi in un ambiente distopico, quindi non oso veramente immaginare. Molti lo paragonano per alcuni aspetti e per l'aspetto più controverso a Il principe prigioniero, ovvero The Captive Prince di Packard, che in realtà a me, non, cioè avevo riconosciuto qualche valore di questa serie e anzi mi era sembrata molto interessante, soprattutto gli ultimi due libri. Il primo sembra proprio un'altra cosa, gli ultimi due invece sono molto validi secondo me, quindi visto che a me proprio tutte queste controversie, queste cose assurde interessano un sacco, non vedevo proprio l'ora di leggerlo. Come voglio leggere assolutamente The Nowhere Girls di Amy Reid. Questo titolo, tra l'altro, sarà pubblicato anche in Italia, credo esca a giorni, cioè fine febbraio esce, e quindi proprio sembra fatto proprio apposta, sembra che gli editori vedano i miei video e poi li pubblichino. Malangiam. In Italia, non tutti ovviamente, vabbè, ma sto scherzando. E quindi The Nowhere Girls ha a che fare con un gruppo di ragazze che deve affrontare il tema della violenza e quindi dello stupro e quindi della violenza sessuale, perché all'interno
di questo gruppo, una di loro subisce violenza e quindi affrontano quello che per loro significa l'aftermath, quindi le conseguenze, come reagire, come fare, insomma, sono molto molto interessata, anche perché una cosa di cui non ho mai ancora parlato sul canale sono proprio le violenze, essendo anche un tema davvero molto difficile da affrontare all'interno dei libri e ci vuole una certa delicatezza nel farlo, quindi vorrei davvero riuscire a parlare anche di questi temi in maniera molto dettagliata e argomentata. Quindi questo è sicuramente un titolo che voglio portare a termine, speriamo. L'ultimo libro che fa parte della mia TBR femminista per marzo, femminile e femminista, devo dire, non solo femminista, è l'unico libro che ho anche già in cartaceo, che è The Power di Naomi Alderman, che in Italia è stato tradotto come Ragazze elettriche, quindi lo trovate anche in italiano se siete curiose. Questo libro io tra l'altro ho avuto la fortuna di vincerlo al primo giveaway che vinco nella mia vita del gruppo di Our Shared Shelves di Emma Watson. Niente, visto che avevo già provato a leggerlo a dicembre, ma alla fine non riuscivo, non so, ci sono stati diversi motivi per i quali io non sono riuscita a farlo. Direi che marzo sarà il mese propizio. Speriamo bene, anche perché parla di un sistema distopico dove al potere ci sono le ragazze. Anzi, diciamo che le ragazze hanno proprio un potere, che è quello di riuscire a generare scariche elettriche e quindi hanno sovvertito tutto l'ordine mondiale. Un bel matriarcato. Sono proprio curiosa, davvero molto curiosa, anche perché è una prospettiva sicuramente molto inusuale, ne ho sentito parlare benissimo da Ilenia Zodiaco e da tanti altri booktuber. E direi che 4 libri sono più che sufficienti, anche perché è abbastanza consistente come TBR, quindi non vedo l'ora davvero di buttarmici a capofitto e per tutto il mese di marzo già vi annuncio che ci saranno un sacco di video dedicati al femminismo. Sarà veramente un mese molto intenso qua sul canale. Seguitemi tutti i Feminist Friday perché saranno davvero tanti argomenti, ci saranno anche delle collaborazioni. Non posso, non voglio dirvi altro giusto per non spoilerare troppo. Sono molto contenta che marzo sia dedicato interamente al femminismo, che sapete che è un argomento che mi sta molto a cuore, anzi non sarei qua a parlarvi di tutti i venerdì di femminismo e di cosa significa anche nei contesti letterari inserire degli argomenti che hanno a che fare con il femminismo. Come sempre, io vi ringrazio davvero tantissimo per aver seguito il video. Per questa rubrica noi ci vediamo venerdì prossimo e grazie per aver partecipato anche. Su Instagram invece io come sempre ripisterò nelle stories tutte le foto di quelli che hanno usato l'hashtag Feminist Friday. E vedo che ogni settimana c'è sempre più gente che partecipa, questo mi riempie davvero il cuore di orgoglio e sono felicissima che questo stia succedendo perché vi invito davvero a intavolare delle discussioni sugli argomenti. Comunque, per questa rubrica noi ci vediamo venerdì prossimo, invece per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao!